Della nona edizione del premio internazionale 8 milioni 2020, ideato da Bruno Mancini e organizzato dall'Associazione Culturale da Ischia l'Arte DILA, con la collaborazione della casa editrice I Sextanti di Maria Pia Ciaghi, della testata giornalistica Il Dispari di Gaetano Di Meglio e dell'Associazione Algerina ADA di Dalila Bouchalfa. È stata composta attraverso una libera votazione effettuata su un sito web, più i voti espressi da quattro differenti giurie. Il totale dei voti espressi è stato di 4.275 e questo è il risultato finale. E vince il primo premio della sezione Poesia 2020 della nona edizione del premio internazionale 8 milioni con voti 631, il codice POE 31, Luciana Capece. E di Luciana Capece vi voglio leggere una bellissima poesia che si chiama Il cielo incenerito. Una coperta di ombra scura imprigiona progetti al sol nascente nel lontano borgo d'Oriente. Silenzi nella capsula della paura, cuciti come ferro da recinto, a strozzare sogni nel profitto di chi comanda. È guerra! Le bombe simili ai mortaretti in festa a lapidare casa di comparto familiare. Il pianto punge cuore di madre tipo avo trafitto mentre il tempo strappa veloce innocenza bianca di fanciulla. È uguale a un letto di foglie morte, un diario di inutile importanza. Dorme in fondo alla polvere, nella sacra terra dello stesso fratello. Beh, complimenti vivissimi a Luciana e a tutti i finalisti, le poesie erano veramente meravigliose.